Bella ragazzi, allora siamo tornati in questo nuovissimo episodio di Juicy 2 Two Imports Nights. Continuiamo le gare derapata o quello che ci resta. Questo qui lo facciamo più avanti. Derapata singola, aspetta, ma ste cose, allora. Facciamo così. Vediamo quello che ci manca. Vabbè, qualcosina ancora ci manca, eh. Re delle derapate. Vai. Questa qua. Possiamo cambiare. Bonus auto da derapata. Proviamo la M3. Va. Eccoci all'ombra della Sydney Opera House. E dove, se non qui, avreste potuto trovare il fantomatico circuito noto come Phantom? Il re delle derapate è diventato l'evento più popolare di Hot Import Nights. Già. Andiamo subito. Aia. Violento, scommetto che hanno preso un bello scossone. Si sente, questa è più pesante della Stingray. Ha un peso totalmente Fantastico, diverso. l'auto 3 lucida le barriere del circuito. Ottima tecnica dell'auto 8. L'auto 7 insegna a tutti come imboccare una curva stretta. Ottima manovra, derapata stretta dell'auto 2. Aia, aia, ah. Cazzo. Ottima manovra, derapata stretta dell'auto 2. Così Forse si fa cerchiamo di auto 6. riprendere L'auto 3 mantiene il la controllo. nostra posizione. L'auto 3 mantiene il controllo. L'auto 8 piglia tutto. Ci vuole talento per derapare come l'auto 1. E ci siamo quasi, eh. L'auto 4 Olè. scivola lateralmente lungo la curva. Ottima tecnica dell'auto 8. Bella derapata dell'auto 4. Ottima manovra, derapata stretta dell'auto 2. Gente, guardate e imparate come si derapa dall'auto 7. Ma qua è un po' un casino però, eh. Ottima tecnica dell'auto 8. Ottima tecnica dell'auto Ma sbaglio, ci sono 8. dei Che spettacolo! L'auto 8 rallentamenti. mantiene la derapata. Che spettacolo! L'auto 8 mantiene la derapata. Né? Bella derapata dell'auto 4. Che spettacolo! L'auto 8 mantiene la derapata. Ottima manovra, derapata stretta dell'auto 2. L'auto No! 6 sale in cattedra. Vabbè. Rischiato troppo. L'auto 5 dà una dimostrazione di stile e tecnica. Quaranta secondi ancora di sofferenza. Ottima tecnica dell'auto 8. No! Ottima manovra, derapata stretta dell'auto 2. Così si fa auto 6. Il circuito è disseminato di pezzi di auto, impatti violenti quest'oggi. L'auto 1 ci dà una lezione di guida, Vabbè, allora, velocità e angolazione perfette. L'auto 4 dimostra una tecnica perfetta. Guardate l'auto 2 che si rovina la carrozzeria. Ok, vinto. Una derapata Sì, praticamente perché perfetta eravamo da parte primi. dell'auto Eravamo in netto vantaggio. 1.200.000. Tutte auto vecchie, ma che è? È così.
tutti con le auto vecchie, io l'unico con la M3. Non so quella che è M3 di che anno è. Comunque non è recentissima, eh. Beh, però è vero che hanno fatto moltissime versioni della M3. Sembra questo hanno fatto anche la M3 cioè del modello 2017, cioè della M3, quindi. Allora, vediamo un po' altre di derapate. Sfida derapata. Vabbè, facciamolo, va. Sempre con la M3, sì, perché no? Preparatevi per un combattimento in stile giapponese al Cage Dragon di Tokyo. Così proprio. Obiettivo è 150. Ci vuole talento per derapare come l'auto 1. Restauro insolito alla carrozzeria per l'auto 1. No. Ok, in tre giri devo fare 150. Non lo so se ce la faccio, forse sì, un po' il pelo. Ultimo giro per l'auto 1. Ma questo circuito però è bastardissimo, eh. Là. Una sfida davvero appassionante. Con molta fatica però. Punti sprecati 0. 0. Vincita di gara 18.000. Vabbè, se vincevamo. Allora, andiamo. Cosa ci manca? Cos'è che ci manca? Vabbè, la cosa promozionale, però. Enduro, vai. Enduro, e qua ovviamente utilizziamo la nostra Toyota auto di fiducia. Ecco un circuito davvero particolare. Battle Royale. Come ve la caverete? Ci siamo solo noi, insomma, eh. Pronti? Via. Troppo veloce, troppo veloce. Ci vuole talento per derapare. 1.500.000. No, totalizza un punteggio incredibile. Sì. Riproviamo. Cazzo. Wow. Senti come gridano le ruote, dobbiamo farle soffrire queste gomme. L'auto 1 mantiene alla perfezione la linea di derapata. Ci vuole talento per derapare come l'auto 1. No, sto andando troppo veloce, non va bene sta cosa. Ok, per essere arrivati al milione ci siamo arrivati. Occhio! Uh.
Ma sì, dai, tanto per arriviamo ai 2 milioni, tanto per. Anzi, il mio record qua nelle gare enduro non so quanto è. Dai, facciamo, finiamo questo giro là. Tanto quello lì era l'obiettivo, noi abbiamo fatto 2.336.000, cioè è un numerone. Grazie. E la Supra non ci delude. Per questi lavori lei è l'auto ideale. E mi sa che è arrivata l'ora. Questo è il prototipo, vabbè. Mi sa che abbiamo finito. No, un'altra. Sfida derapate. Oh, che palle. Ancora questa, va. Derapate ad altitudini elevate sul tetto d'Europa. Questo è Frostbite. Neo. Ok, comunque ci dovremmo essere. Olè. No. No, non ce la faccio qua. Sì? Mi sembra di sì. A pelo, porca vacca. A pelo, ma ce l'abbiamo fatta. A pelo, ma ce l'abbiamo fatta. Ok, direi di iniziare subito. Dobbiamo farlo. Eccola qua. Prototipo. E ovviamente lei. Prototipo, auto prototipo. Sì, è per questo che c'è stato questo scambio di auto improvviso. Perché non l'ho ancora potenziata a livello prototipo, l'ho fatto adesso. Così facciamo questa gara a libretto. Siamo pronti per un altro round in Gladiator's Shadow. Gara su circuito. Che c'è di più semplice? I piloti si posizionano sulla griglia di questo evento per il libretto. Ma dopo poi ci prendiamo la loro auto, insomma. È un po' così comunque. La G6 Coupe. Beh, questa non l'ho mai provata. Neanche la 206X. Ma tipo funziona, cioè per la classe 3, non credo, No, non credo, perché queste sono tutte prototipo. Quindi no, non ne vale la pena, quindi vabbè, facciamo lui tanto per. D'accordo. L'auto 2 passa al comando. Senti il rombo.
guardate quella sbandata dell'auto 2! Porca boia, è altissimo il volume del motore. Vabbè, abbiamo già vinto. Abbiamo già, ahia, vinto. L'auto 2 sfrutta l'N2O a proprio vantaggio. L'auto 2 sta per terminare la gara. Ultimo giro. Vabbè, ormai quello è andato. Abbiamo vinto. Libretto. Quindi io mi tengo la mia Leon Supra e tu mi dai la 200 SX, che però la vado a vendere subito, perché tanto non mi serve. A meno che non ci sia. Aspetta, ma c'era un'altra cosa libretto? No, Adesso vediamo, Ottantasette per cento. Diecimila? No, che 10 milioni? Ma stai scherzando? Rifacciamo, va. E questa volta utilizziamo questa, tanto per, così la proviamo. Cioè, 10 milioni di punti. Vabbè, abbiamo già fatto un po', quindi. Guerra aperta qui a Battle Royale. Ecco lì con l'auto che abbiamo strappato al nostro avversario. Aia, aia. Avanti, avanti, avanti. Vediamo un po' se riusciamo a raggiungere e a superare i 10 milioni di punti. Però non so se te lo dici in tempo reale o dopo a fine gara.
con così vediamo. No, no, secondo me ce lo dice dopo. Allora facciamo così, raggiungiamo i 2 milioni tanto per sicurezza e poi vediamo se abbiamo raggiunto i 10 milioni. Olè. Una sfida davvero appassionante. Sì, abbiamo raggiunto. Ancora 9.000, forza. Accumula 10 milioni di punti derapata. Quanto siamo arrivati adesso? Sicuramente a più di 10 milioni. Anzi, facciamo una cosa. Officina Nissan. È una Nissan e questa la andiamo a vendere subito. 53? Sì. Ma perché mi metti questo? Oh, che palle. 91. C'è la cosa del libretto, ma c'è solo que... Ah no, ce ne sono due. Vedi. No? Facciamo questa e poi basta. Ovviamente sempre con la Supra, perché è l'unica con il prototipo. Vabbè, anche questa dai, è leggermente facile. Leggermente. Siamo pronti per Full Impact. Yeah. Ok gente, un evento facile da seguire. È il momento di una gara su circuito. Oggi i concorrenti competono per il libretto. Osservateli allinearsi sulla griglia di partenza. SRT4, M3, Celica GT4, NSX. Ma facciamo lui tanto per. Oh, spero che non te la prenderai quando ti batterò, vero? Ma fai poco il furbo, eh. L'auto 2 passa al comando. Va bene, quello si è già affezionato al muro, quindi non è assolutamente un problema vincere questa gara. Wow. L'impatto avrebbe dovuto trasformare l'auto 2 in un cumulo di rottami. Guardate quella sbandata dell'auto 2. Non so che sono bravo a derappare, ma il merito è anche di quest'auto. Vabbè, non gira. Oh, l'auto 1 ha colpito il muro ad alta velocità. Incredibile. Sì, ciao tutto. Poppa la sprint finale.
l'auto 2 ha appena distrutto una barriera di pneumatici. Ci sono ostacoli in tutto il circuito. Sì, ciao, domani. Ecco, è arrivato il camion delle spazzature. Adesso farà un casino assurdo. No. Allora, andiamo a vendere subito quest'auto. Allora, fammi vedere. Cos'è la Honda, se non sbaglio? Sì, infatti. Però questa può essere ulteriormente potenziata, addirittura. Però noi la vendiamo. 87.000, wow. Vai. Perfetto. Allora ragazzi, io direi per questo episodio di Juicy 2 è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Se volete aggiornarci sul prossimo episodio di questo gioco e di altri giochi, metterò un bel pollicione su se vi è piaciuto l'episodio, ma condividere anche la vostra nei commenti. Noi ci risentiamo con un prossimo episodio di Juicy 2 Hot Imports Night. Bella.